63. Telline. Il nostro percorso preferito ci portava lungo la foce del Tevere allo sbocco nel mare. Io e Annalisa raccoglievamo le telline per mangiarcele arrostite, col loro sapore dolciastro, su un fuoco di sterpi raccolti sulla spiaggia. La novità di questi spuntini mi incuriosiva, sebbene tutto si poteva dire di me eccetto che fossi denutrito. Per Annalisa, invece, eternamente affamata, era una festa alimentare. Si toglieva gli scarponcini e le calze nere e si inoltrava nelle acque grigie della foce per completare il banchetto. Frugava nella sabbia fangosa con le mani e le dita dei piedi per scoprire le telline bianche scanellate che spesso divorava, crude e ancora palpitanti. Un giorno le dissi: «Ma sono vive, Annalisa! Non sentono nulla se le si succhia di colpo!» «Ma anche le telline sono parte dell'assoluto!» Annalisa inventava ogni sorta di storie per contrastare la mia fede nella reincarnazione. «Dai che le dicevo che lei avrebbe dovuto affrontare il suo ateismo nel dopomorte!» Annalisa mi rispondeva che sulla Terra lei poteva vivere benissimo senza trattare l'argomento dell'assoluto. Mi disse anche che sulla Terra nulla le si aggiungeva o le si toglieva se trattava o non trattava l'aspetto di Dio. Nel dire questo, Annalisa mostrava un senso di sicurezza, persino di ricchezza. Poi capii che sbagliavo a volere da Annalisa maggiore rispetto per le vite inferiori all'umana, che l'evoluzione di ognuno deve seguire i suoi passaggi obbligati, direi equazionali, e che il sentire l'assoluto si nasconde proprio in questi passaggi. Annalisa si scontrava con la naturale tendenza della materia che rifiuta tutto quanto le è superiore e quindi subiva la sordità spirituale della media evoluzione. Ma nel rifiutare la reincarnazione lei non aveva nessuna colpa, non commetteva nessun errore. Il problema della sopravvivenza è esclusivamente umano. Per lo spirito il problema della sopravvivenza non esiste. Quando giunsi a questa considerazione, smisi di giudicare Annalisa, che viveva semplicemente il suo grado di evoluzione. E poi io, che giudicavo Annalisa, che succhiava vive le telline, non le mangiavo abbrustolite?